Torniamo dunque insieme in questo nostro appuntamento ricco di sorprese, di momenti di approfondimento e di amici di Padre Pio, come dicevamo già dall'inizio in sede di sommario, non poteva mancare il ricordo di un vero e proprio amico della nostra realtà, non solo di Padre Pio TV, ma dei frati Cappuccini e di Padre Pio stesso. Parliamo di Toni Sant'Agata ad un anno dalla sua scomparsa, una memoria che continua ad essere presente. Con grande piacere noi quest'oggi abbiamo nei nostri studi Vanna Isola, moglie di Toni, che è venuta a farci compagnia quest'oggi per una testimonianza e sappiamo anche con qualche sacrificio. Buongiorno, signora Vanna. Buongiorno. Ecco, abbiamo dunque ricordato questa data, quella del 5 dicembre, primo anniversario della scomparsa di Toni Sant'Agata. Questa scomparsa però, è bene ricordarlo, vuole essere un motivo per non, cancellare dalla memoria un artista che ha segnato la storia della musica italiana. Allora, una serie di iniziative sono state previste appunto per ricordarlo in tutta Italia. Ci può dare qualche cenno appunto a queste iniziative? Sì, la prima cosa è stata fatta quest'estate, il 16 di agosto. A Sant'Agata di Puglia si è fatto un grosso concerto per ricordarlo. Difatti c'è Flora che ha cantato con lui per tanti anni, che ha cantato lei le sue canzoni, tutte le canzoni di Toni. C'era una grossa orchestra, c'erano dietro. Giravano foto di Toni, sia di quando era Nel giovane, luogo suo di origine, tra l'altro. sì, sulla piazza del suo paese. E adesso la seconda cosa sarà che verrà intitolata la piazza, alla piazza verrà dato il suo nome. E quindi questa È è una già bella. una Sì, importante. è già sicuro, cioè le autorizzazioni ci sono già, dobbiamo scegliere la data, probabilmente a primavera. E poi vorremmo fare un museo, sempre a Sant'Agata, con tutte le cose importanti della sua vita. E io vorrei anche creare una fondazione. Il problema è che sono da sola a fare tutto, perché purtroppo noi abbiamo perso anche nostro figlio, poco prima di Toni. E quindi però, quello è. Poi vorremmo fare una biografia parziale già stata fatta, però va ampliata e completata. E poi dovremmo fare un docufilm, vorremmo fare un docufilm anche con tanti pezzi dei suoi concerti, le cose che ha fatto proprio per ricostruire tutta la sua carriera discografica, di artista in effetti, Certo, di cabarettista, di autore, di musicista. il giusto riconoscimento di un'attività svolta per decenni e come dicevamo appunto ha lasciato la sua impronta nella storia culturale italiana attraverso la musica e lo spettacolo, ma un uomo che si è sentito particolarmente vicino, come abbiamo già anticipato, alla nostra realtà e a Padre Pio in particolar Sì. modo. Ecco, ci può ricordare qualche aspetto relativo proprio alla sua devozione verso Padre Pio e ai motivi che lo hanno spinto poi a scrivere un testo che è una canzone che spesso sentiamo anche come un ritornello continuo, come se Toni volesse ricordarci appunto questa sua devozione attraverso la musica ancora oggi. Sì, perché lui è venuto a trovare Padre Pio da ragazzino, perché faceva il ginnasio a Manfredonia. E quindi un giorno sentiva, anche dalla mamma, sentiva sempre parlare di questo grande frate. E quindi ha trovato un modo un po' rocambolesco, attaccandosi a un camioncino che portava le bibite. E è venuto a conoscere Padre Pio. E poi ci è venuto anche altre volte. E quindi lui ha dei bei ricordi di Padre Pio. Difatti, dopo la morte, lui ha scritto, diciamo, una prima opera musicale, cioè è un 33 giri con la RCA, dove c'è la storia della vita di Padre Pio. Quindi già allora, parliamo del 69,
E poi una delle prime cose che ha fatto dopo che eravamo sposati, ha voluto portarmi a conoscere l'ambiente, mi ha portato sulla tomba di Padre Pio. Cioè per lui era un fatto, era come salutare un amico, perché ecco, lui lo sentiva, lo viveva così. E lo ha testimoniato molte volte anche ai nostri microfoni, nelle occasioni di incontro che abbiamo avuto con lui, anche ad un'altra bella iniziativa alla quale ha partecipato proprio ieri anche lei, e che gradiva, alla quale gradiva essere presente anche lo stesso Toni, il Natale in Grotta, questa sì, iniziativa appunto che si svolge ai piedi del Gargano. E lui appunto testimoniava molto spesso questa sua vicinanza a Padre Pio e alla possibilità di sfruttare qualsiasi occasione fosse possibile per venire qui a San Giovanni Rotondo. Ma quali sono state le sue impressioni dopo questo invito da parte di suo marito a visitare i luoghi di Padre Pio? Diciamo che all'inizio ho cercato di capire lui, cioè di capire quali erano i suoi sentimenti nei confronti di Padre Pio. E poi ho cominciato a sentire, a capire perché lui sentiva questa grande vicinanza a Padre Pio. Che lui diceva, io sono cattolico, credente e praticante, però dice, non mi sento di giudicare. Io lo percepisco santo per quella che è la sua personalità, cioè è un grand'uomo, lui l'ha sempre sentito come un uomo che ha fatto delle cose meravigliose. Per esempio diceva che uno dei suoi miracoli più grandi era casa sollievo dalla sofferenza, cioè già il fatto di essere riuscito a fare questo. E poi lui sentiva il bisogno di confrontarsi con lui. Io mi ero accorta che lui, quando aveva qualche problema, parlava con Padre Pio. Lui, quando si doveva rasserenare, si rivolgeva a lui. Si rivolgeva a lui, e successivamente, dopo aver scritto quella canzone che in fondo è una preghiera, aiutaci Padre Pio, certo, sì, è già un'invocazione. Lui, quando era molto turbato da qualche cosa, io lo sentivo la notte, che nel dormiveglia lui si rivolgeva a Padre Pio cantando questo pezzo. Quindi per lui c'era, e difatti quando abbiamo avuto dei problemi anche nostri di salute, qualcuno in famiglia, la prima cosa era venire a trovare Padre Pio sulla tomba per chiedergli aiuto, sempre. Questo che ci ha voluto fare quest'oggi lo prendiamo come un vero e proprio regalo di Natale, una testimonianza della quale davvero vi siamo grati, perché appunto il lavoro di Toni, anche in ambito artistico, legato poi alla figura di Padre Pio, ha lasciato un segno indelebile, e di questo appunto vogliamo conservare memoria. Io la ringrazio di cuore, non voglio abusare oltre della sua disponibilità, perché abbiamo compreso anche appunto il sacrificio che ha fatto per essere qui sì, oggi. No, io lo faccio col cuore, perché lo faccio per lui e per Padre Pio. Però certo, purtroppo, non lo so, ho preso freddo, non lo so, ma mi ritrovo. Può capitare, sono i periodi un sembra, po' particolari dell'anno. La mia voce sembra quella di una rana. No, ma è stata chiarissima ed è stato bello poter ascoltare le sue parole quest'oggi. Grazie di cuore a Vanna Isola per questa testimonianza. Ci fermiamo per qualche minuto ancora, la nostra scaletta è densa di contenuti ma anche di pause. Poi ci ritroveremo insieme per continuare con la nostra diretta.